Ecco, siamo qui adesso arrivati al, diciamo, all'America Centrale. America Centrale che è praticamente questa parte qui. Vediamo se avete capito dove siamo. Questo è il Messico, ok? Questa è la zona del Messico, questo è il Sud America. Vedete, è il Centro America, questo è Panama. E ci sono ovviamente anche le isole dei Caraibi, cioè Cuba, Haiti, Repubblica Dominicana, le Antille olandesi, le Antille francesi, le Bahamas, eccetera, eccetera. Allora, vediamo un po' le caratteristiche comuni di tutti questi territori. A parte alcune eccezioni, come il Belize che era inglese, ok? La Haiti che era francese, le Guyane che erano inglese, olandese, francese, ancora oggi cioè esiste la Guyana francese. Dicevo, a parte questo, diciamo, tutte furono sotto dominio spagnolo. Ecco qua. Ah, certo, questo è il Venezuela, questa è la Colombia, ok? Venezuela, Colombia. Dicevo, tutte furono sotto dominio spagnolo. E caduto il dominio spagnolo, finirono più o meno tutte sotto la, non dico dominio, ma come si può dire? Sotto il controllo, possiamo metterlo così, controllo economico degli Stati Uniti. Qualcuno di più, qualcuno di meno, ma fondamentalmente sotto il controllo americano. Questi territori sono definiti il backyard, degli Stati Uniti, cioè il giardino dietro degli Stati Uniti. Ovviamente a causa della loro storia, la religione ampiamente prevalente è il cattolicesimo in tutti i suoi. Assolutamente sì. Okay? Quindi dominio culturale spagnolo e dominio economico americano. Allora, tutti questi territori sono caratterizzati, partiamo dal Centro America, okay? E questi territori sono caratterizzati da una alta sismicità e forte presenza di vulcani. Tutta questa zona, proprio perché siamo ancora nella famosa cintura di fuoco del Pacifico. Siamo in una zona, come cavolo si dice, ad alta piovosità, perché siamo intorno quasi all'equatore, e quindi si sfrutta il legname, e poi vi sono coltivazioni tropicali tipiche come le banane. Moltissime banane vengono dall'Ecuador, che è qua vicino, ma soprattutto dal Costa Rica, ok? Dall'Honduras. Allora, poi abbiamo come si dice, il caffè, altri frutti tropicali come l'ananas, eh sì, questo è venuto un po' cicciotto, lo zucchero di canna, eccolo qui, zucchero di canna, che non è bianco come lo zucchero di barbabietole, e poi, cari signori, la droga. Perché la droga, soprattutto cocaina? Perché la Colombia, questa qua in rosso, è uno dei più grandi produttori di Coca-Cola, ciao, di cocaina, ok, di droga. Il governo non vuole, ovviamente, anzi, sta lottando duramente contro questa produzione. Però, ecco, dicevo, la Colombia è un grande produttore, qui a nord ci sono gli Stati Uniti, qua proprio c'è la Florida, ok? Quindi è chiaro che il commercio deve passare da qualche parte. I corrieri della droga ci provano con aeroplanini, ci provano con mini sommergibili artigianali, ci provano in tutti i modi per portare questa roba al mercato americano, ma nordamericano, ma la via più semplice ovviamente è la via stradale attraverso il Centro America e poi il Messico. Terribile in Messico, eh? Cioè, sono delle bande di narcotrafficanti che hanno fatto 30.000 morti negli ultimi 10 anni, quasi come una guerra civile. Quindi è tutto per la schifosissima, idiotissima, maledettissima droga. Okay? La droga che corrompe ovviamente tutto ciò che trova al suo passaggio, perché poliziotti, giudici, eccetera, vengono corrotti con la marea di soldi che questa droga permette. Quindi ecco un'altra caratteristica, appunto, il passaggio, non tanto la produzione, quanto il passaggio della droga. Allora, vediamo alcune caratteristiche. Ah, vi dicevo appunto Guyana, britannica, Guyana olandese, è interessante la Guyana francese. Perché? Perché da lì partono i missili dell'Agenzia Spaziale Europea, i missili Ariane, che portano in orbita diciamo, i satelliti che servono a noi per telefonare, a voi per ascoltare questa lezione e via dicendo. Okay? Quindi è importantissimo questo territorio. Vi ricordo che i lanci spaziali
divengono più economici e più semplici se fatti nei pressi dell'equatore, perché l'equatore è il punto più distante dal centro della Terra e quindi la forza di gravità è leggermente inferiore e basta quel poco per risparmiare un sacco di carburante e di peso. Allora, vediamo brevemente, ma proprio li devo sapere tutti, fate quello che volete. Allora, io li so tutti. Dunque, il Guatemala, ok, il Guatemala è interessante. Perché fondamentalmente Guatemala, sì, perché questo è l'Honduras, Guatemala, Belize, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica e Panama. Sì. Allora, questo è appunto l'Honduras. È interessante perché vi sono rimasti dei templi di origine Maya. Ve li ricordate i Maya? Sì, prof, ce li ricordiamo, li abbiamo fatti l'anno scorso, ok? Con i templi a gradoni. Bravi, i Maya. Il Nicaragua, proprio due parole, vive anch'esso di banane, tutte quelle cose lì, ed è stato sì sotto influenza americana, ma a un certo punto si è dato anche un governo comunista, stufi in pratica di sottostare ai dittatori che gli americani volevano, che imponevano per i loro interessi. In Nicaragua c'è stata appunto una guerra, civile e poi si è arrivati al comunismo. Adesso non è più così, però diciamo c'è questo. C'è stato questo problema per gli americani. Costa Rica, il Costa Rica è interessante perché è uno dei pochissimi paesi al mondo che non ha un esercito, non ha le forze armate, ha la polizia, certo, ma non ha le forze armate, quindi confida nella buona volontà degli stati confinanti che non vogliono invaderlo. Interessante è anche Panama. Quindi, se devo sapere degli stati, ragazzi, io devo sapere Panama e Cuba. Cuba e Panama, Panama e Cuba, Cuba e Panama. Gli altri in generale, ecco, diciamo così, eh? Cocaina, vulcani, prodotti tropicali. Allora, però spero di rendere un po' interessante la lezione con qualcos'altro di, ecco qua, Panama. Panama è famoso appunto per il canale di Panama che abbiamo visto in storia, tagliato nel 1916 a opera degli americani, anzi. Panama, si è reso indipendente proprio perché, o meglio, gli americani, i nordamericani l'hanno reso indipendente perché la Colombia, alla quale apparteneva il territorio, non voleva questo canale e loro l'hanno costruito. Okay? Adesso, siccome c'è un sacco di navi che deve passare di lì e si perde un mucchio di tempo, stanno pensando di creare un nuovo canale, il canale di Nicaragua, approfittando di questi megalaghi che ci sono da queste parti, per tagliare e permettere di nuovo il passaggio agevole. Panama, vi dicevo, è interessante per il canale, quindi diciamo sotto influenza americana diretta, gli americani avevano interesse, no, per passare dalla costa est alla costa ovest degli Stati Uniti senza dover circumnavigare tutta l'America del Sud, detta anche America Latina. Vi dicevo, è interessante per il canale, un attimo solo, eccolo qua, questo è il canale di Panama. In alcuni tratti, poi in altri tratti c'è un lago, eccetera, eccetera. È una nave da guerra che deve attraversare il canale. È un sistema di chiuse, praticamente di vasche, diciamo così. La nave arriva in quella vasca, ok? La vasca viene svuotata, e finisce l'acqua nella vasca successiva, come vedete qua. Ok? Vengono aperte le paratie, la nave passa alla cosa successiva e poi viceversa. Questo ha in un senso, nell'altro senso è il contrario, cioè perché il problema è che il canale deve superare dei dislivelli, diciamo una specie di montagna. E allora come fanno? Come hanno fatto? Praticamente la nave arriva alla prima chiusa, viene riempita d'acqua, ok, si solleva quindi, si solleva all'altezza della seconda vasca, passa la seconda vasca, ok, si rimetta acqua, si solleva all'altezza della terza e così via. Quindi è un procedimento abbastanza lungo, non è come il canale di Suez per cui entri. Paghi, anzi paghi, entri e passi oltre. No, qui c'è tutto un sistema di sali scendi, di scale mobili per navi, diciamo così. Panama è interessante anche perché ha la prima flotta mercantile al mondo. Vi ricordate la Liberia? Okay? La Liberia permette, diciamo, di batter bandiera liberiana a un sacco di navi in giro per il mondo perché? Perché queste devono pagare meno tasse, devono sottostare alle leggi liberiane e in questo caso panamensi per il trattamento degli equipaggi, eccetera, eccetera. Quindi gli viene conveniente, diciamo così, registrare la propria nave in questi stati, che lo fanno praticamente di professione. Poi fa niente se sono delle carrette del mare. Dicevo, interessante anche, ah sì, le Antille olandesi,
Adesso vi faccio vedere. Sono ancora oggi olandesi, quindi anche voi ci potete andare, visto che l'Olanda si trova nella famosissima Unione Europea. Allora, diceva, eccolo qua, vedete? Vi ricorda Amsterdam? Dai, vi ricorda Amsterdam? Vi ho fatto vedere le immagini in seconda media, l'avete viste? Vi ricordate? Con le casette, con i tetti a punta, le casette strette di Amsterdam, con le carrucole per tirare su e giù i mobili, dai che ve lo ricordate, ok? Sembra di stare ad Amsterdam, invece si è in Centro America, nelle Antille, dove c'erano i pirati dei Caraibi, per capirci, ok? Haiti è interessante perché, ecco qua, Port-au-Prince. Haiti è interessante perché fu francese, uno dice, vabbè, proprio, chi se ne frega, è stata francese. No, vabbè, piccola curiosità, però è famosa per i suoi terremoti. È terribile, ha avuto terremoti, vulcani, no, scusate, uragani, terremoti, uragani, eccetera, eccetera. Già prima di un devastante terremoto di, saranno 15 anni fa, dalla quale ancora non si è ripresa, è ancora in queste condizioni, che io sappia, Haiti. Già prima era governata, era disastrata perché governata da una dinastia, padre e figlio di dittatori. Questi dittatori, pensate, arrivarono a vendere il sangue dei loro cittadini, in questo caso diciamo sudditi, ok? Venderlo per far soldi, perché vendevano questo sangue, diciamo, agli ospedali statunitensi, ok? E addirittura arrivarono a questi livelli, a succhiare il sangue della gente. Rendetevi conto che bel posto, ok? Bene, ancora oggi è disastrato, non si è ancora sollevato. Tasso di analfabetismo altissimo, ignoranza, prepotenza, eccetera, eccetera. Ecco qua, questa è la tipica popolazione di Haiti. No, no, Haiti non è in Africa, Haiti è in Centro America. Esatto. La popolazione è per il 98% di colore, oppure di mista, diciamo così. Perché? Perché era abitata da schiavi africani portati lì dai francesi, ok? E questi sono i discendenti di questi schiavi. Cuba. Cuba l'abbiamo già vista in parte in storia. Allora, delle di questi stati. No, dai, Cuba dopo. Dopo Cuba. Cuba dopo. Cuba dopo. C'è anche il Venezuela. Ecco, è vero. Allora sono tre gli stati da ricordare bene. Panama. Venezuela, Cuba, Cuba, Panama, Venezuela, Venezuela, Cuba, Panama. Saludos.